Ehi raga, siamo in un nuovo video del Motorbike Adventure. Oggi siamo a Venella perché il progetto iniziale era andare in Retaia, però come potete vedere al tempo è un po' così così, quindi ho deciso di non rischiare oggi, anche perché fare un Retaia di H più un casabastone con tutta la pioggia non è il massimo. Già mi andava bene qualche settimana fa a Malaparte, che ha iniziato a piovere sugli ultimi tornanti, perché se iniziava a piovere in cima ero bello e fottuto. Comunque il piano di oggi è fare route 138, risalire possibilmente per fare Andri, che dovrebbe arrivare a momenti, ok? Quindi beccare Andri, fare 137, Aglietto, risalire, fare wet flow, risalire per poi stare un po' sul main course per allenarsi su un po' di drop che si sono fatti molto bellini. Mi lascio video qua sopra nelle schede. E niente raga, ora finisco sta cazzo di salita che fa veramente cagare e direi che ci possiamo vedere direttamente sul 138, ragazzi. Andare con il trails 138 on gas. Mancano un po', quindi insomma zio, che jolly cazzo, è un mio house trade, tanto lo fa, si è visto. Madonna, si è visto che è tanto un posto trade. Madonna, Madonna, quanto ho rischiato da 1 a 10. Allora vi dico una cosa, Venella con il bagnato non è semplice. La Venella con il bagnato è molto interessante, perché Venella è un buon allenamento. Il problema è che non tiene un cazzo, non tiene. È anche un po' pericoloso. Madonna,
sì, ma ho già un bel jolly, vai. Dio santo. Allora, signori, dopo aver fatto il 138, 137 e laghetto, vi posso dire che oggi gioco tutti i jolly del mondo. Allora, o meglio, jolly nel mondo. Ne ho giocato uno che è risultato anche parecchio importante. Infatti mi stavo pensando un po' contro un albero, che è appunto quello del laghetto. Ho raccattato San Andre e ora andiamo a vedere delle novità che ci sono sempre sul main course. Ci stanno sempre lavorando lui e Tommy e Biagi a volte. Lui è il moto. Ecco, quindi Biagi, se guardi il video, aiutali. Allora, sì, il trail ora è bellino, anche perché i drop sono bellini. Dice Andre che hanno fatto un road gap. Ma è road gap, spiegaci un po' in cosa consiste. Un oggettino. Cioè, il buono c'è troppo. Ma ora tanto in settimana si torna. E si alza per bene. Ok, quindi. Ma e lo spazio da dalla partenza fino all'atterraggio? Quant'è? 1,80 m. Interessante. E come sei arrivato? Cioè, come hai fatto sto salto? Bene, male? Una volta corto. Poi l'ho rifatto, l'ho fatto 3-4 volte, mille volte, sì. Bene. Ok. È da pompare. Ok, quindi ora ci vediamo direttamente sul trail. Andre è andato a controllare com'è l'atterraggio e io direi di partire immediatamente. Boia, è bellissimo, bello bello, cazzo, voglio rifare. Sì. Ok raga, big jolly, si è andato ancora. L'acqua non sia entrata qui sull'obiettivo, anche perché se no è un problema. Vi direi che per oggi è tutto, anche perché questo è stato un po' un classico allenamento invernale a Venela con questo soggetto. E niente raga, noi ci vediamo in un prossimo video e quindi vi ricordo di lasciare like, condividere il video con tutti i vostri amici, iscrivervi al canale per supportarci e niente, ciao!